Ciao amici, stasera vi faccio vedere un piatto che secondo me è fondamentale nella mia dieta vegetariana. La pasta con la panna di soia e curcuma. Allora, scelgo innanzitutto questa che l'ho scoperta da poco, è la panna di soia Loro Spin, Fior di Natura, è una buona marca, fanno anche parecchie polpette e sinceramente mi sento di consigliarvela. Provatela. Vedete, tutto italiano, mi sto trovando bene. Allora, innanzitutto verso senza bollire o condire, verso un po' di panna nel piatto. Poi, come vedete, ho tutti i miei condimenti: erba cipollina, maggiorana, curcuma, sale, pepe, peperoncino, zenzero, insomma, quello. Vedete voi, ovviamente dovete tenere presente che la panna di soia di base è un po' dolciastra, quindi è necessario truccarla, diciamo così, altrimenti anche a chi non l'ha mai mangiata può risultare un po' dolciastra. Invece noi la trucchiamo a dovere e vedete che piacerà a tutti i commensali. Allora, io di solito faccio così, semplicissimo. Verso ad occhio curcuma, con la curcuma abbondo parecchio, perché mi piace ed esagero sempre. Poi la spalmo un po', aggiungo ancora. Poi pepe nero, che se ben sapete la piperina aumenta di 20 volte l'assorbimento intestinale della curcuma. Sapete, non bisognerebbe mai prendere la curcuma senza il pepe. Poi vado ad aggiungere sale, ovviamente. Un pizzico, un po' di maggiorana. I condimenti, ovviamente, io ho una tecnica, faccio sempre a caso. E questo che può sembrare una cosa assurda, però la risultante è che il piatto di pasta ogni volta avrà un sapore diverso, sarà sempre una nuova scoperta, perché una volta abbonderete più con l'erba cipollina, una volta con una spezia, una volta in meno, una volta più sale, una volta più olio, insomma, avrà sempre un sapore diverso, non vi annoia questo piatto, non vi annoia, capite? E soprattutto rimanete in salute, perché io che sono un goloso di panna, di formaggi, ho scelto la dieta vegetariana proprio perché, cioè, parliamoci chiaro, se uno mangia tutte le sere un piatto di pasta con la panna, dopo 30 giorni c'ha il colesterolo a 3,50. Invece, se riusciamo a usare questi prodotti, abbiamo, aggiungo peperoncino, zenzero, abbiamo un piatto gradevole. E allo stesso tempo rimaniamo in regola, diciamo così. Ecco, un po' di peperoncino. Io, come vedete, continuo sempre ad amalgamare il tutto, a mischiare. Ora preparo la pasta. Io solitamente uso un po' di tutto, uso pasta integrale del Conad, tortiglioni voglia, insomma quello che trovo in offerta, però di base consiglio o la pasta senza glutine o la pasta integrale o fusilli di Camut, insomma. L'ho assaggiato un cucchiaino, il sugo è favoloso, ve lo giuro. Poi volendo uno la può utilizzare per condire anche le verdure, per esempio stasera c'ho il crauto nero, è buonissimo,
Cioè, considerate che io, per me è un jolly, lo metto su tutto, volendo ci si può fare veramente dei bei pan di tutto, da tramezzini, panini, condire verdure, condire polpette. Certo, magari come condimento molto meno di questo è per la pasta, per abbondante. Ecco fatto. Tortiglioni belli caldi. Io li amalgamo, li giro lentamente, li faccio amalgamare. Guardate anche che bel colore, è uno spettacolo. Ve lo giuro, sembra proprio di mangiare un piatto prelibato, invece è fatto con semplicità e soprattutto salute, perché, ripeto, se mi faccio un affare così con l'uovo, la pancetta, la panna, 30 serie di fila, mi ricoverano. Troppo colesterolo. Invece, per fortuna, la panna di soia è zero grassi. Poi, non essendo mantecata, scaldata in padella con l'olio, fritta, rifritta, ecco, mantiene inalterate le proprietà, quindi è pressoché salubre e salutare. Ecco fatto, guardate che spettacolo, ragazzi. Si sposa sta da Dio col vino bianco, rimane il sapore delle spezie inalterato, e col vino rosso è una bomba, quindi ve lo consiglio tantissimo. Questo è il mio piatto top. Poi fate voi. Buon appetito.